Tanta paura, ma per fortuna ora va tutto bene per il noto DJ, produttore musicale e speaker radiofonico, Gianluca Manzieri. Lo scorso lunedì gli è stata fatta una diagnosi non proprio positiva e in due giorni è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza. Stando a quanto riferito, gli è stato asportato un tumore maligno, che se non fosse stato subito scoperto ed eliminato gli avrebbe causato gravissimi problemi. Ed è stato lui stesso a spiegare tutto sul profilo Facebook. Intervenendo in diretta telefonica alla Radiazza, un programma in onda su Radio Marte, ha affermato: "Tutto è cominciato con un fastidio nelle parti intime, un dolorino che attribuivo alla bicicletta, un mezzo che uso molto. Invece, il mio urologo si è accorto subito della vera natura del problema, diagnosticandomi un cancro maligno al testicolo sinistro, ed ha avviato immediatamente l'iter per intervenire chirurgicamente. Perché queste situazioni vanno affrontate senza perdere tempo." Continua dopo la foto, poi ha aggiunto ancora: "Il mio angelo custode si chiama Filippo Riccardo, un medico giovane che, mentre io mi facevo prendere dal panico, ha organizzato tutto perché mi ricoverassi il giorno successivo per sottopormi a tutti gli accertamenti del caso per poi operarmi mercoledì." Su Facebook ha invece scritto: "Ed eccomi qua. Sì, è proprio vero che nella vita può capitarti di tutto. Per tutti quelli che mi vogliono bene ho dovuto trovare la forza e il coraggio per affrontare il male e sconfiggerlo. Continua dopo la foto. Nel post ha riportato ancora: "Non è stata una passeggiata. Non è mio intento spettacolarizzare una brutta vicenda legata alla mia salute, ma questo post lo dovevo a tutti i miei amici che mi seguono da sempre e mi sostengono artisticamente e che improvvisamente non mi hanno sentito più in radio. Ancora due cose, lunedì ritorno in diretta su Radio Marte. PS. Questo 2020 è stato un anno e me. Dunque, è già pronto a rimboccarsi le maniche e a tornare a lavorare in radio. Continua dopo la foto: "Il 10 settembre scorso Manzieri ha lanciato il suo nuovo brano Because I Love New York. Ad aprile ha invece festeggiato i suoi 50 anni. Queste altre sue parole riferite dopo essere rientrato a casa: "Mi hanno detto che la malattia si combatte con la positività, altrimenti si abbassano le difese immunitarie. Perciò bisogna andare avanti e io posso farlo, grazie a tutti gli amici che mi danno forza.